Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il Natale si sta avvicinando sempre di più e io sempre di più mi sto immergendo nell'atmosfera natalizia. Oggi volevo fare un video per consigliarvi alcune letture dedicate al Natale, quindi alcuni libri da leggere a Natale, ma che sono proprio a tema natalizio, quindi insomma il periodo più adatto per leggerli è sicuramente questo. Alcuni libri li ho qui con me, quindi ve li posso mostrare, invece altri non ce l'ho qui fisicamente con me, ma comunque vi mostrerò una foto e in ogni caso in info box vi lascio i link di tutti i libri che citerò in questo video in modo che voi ne possiate andarle ad acquistare direttamente su Amazon qualora vi interessasse qualcosa. Il primo libro che vi voglio citare è forse un classico dei classici e sto parlando di Canto di Natale di Dickens. Questo è forse il libro più famoso dedicato al Natale, però secondo me è molto bello, molto particolare, ha delle atmosfere molto suggestive. Ed è la storia di Scrooge, il protagonista appunto del libro, che è un uomo molto avaro, molto incattivito, perché la vita lo ha molto incattivito, è avverso alle relazioni sociali, è avverso al Natale, pensa solo ai soldi, pensa solo a se stesso, non ha il minimo senso dell'altruismo. E la notte di Natale, quindi la notte della vigilia, riceve la visita di tre spiriti: lo spirito del Natale passato, lo spirito del Natale presente e lo spirito del Natale futuro. Questi spiriti lo accompagneranno attraverso un viaggio nel suo passato, nel suo presente e anche nel suo futuro e lo aiuteranno a capire che cosa sia successo dentro di lui e perché è diventato così avaro, così arido e così chiuso alla vita. Questo viaggio insieme a questi spiriti aprirà in lui una sorta di cambiamento e quindi ci sarà un'evoluzione. Secondo me questo libro è molto particolare, ha delle atmosfere molto suggestive ed è sicuramente un libro da leggere a Natale. È un libretto tra l'altro molto piccolo, quindi si legge anche abbastanza brevemente, ma io assolutamente ve lo straconsiglio. Tra l'altro io me lo sono fatto regalare da mia mamma, mi sembra un paio di anni fa, e avevo scelto questa edizione perché secondo me ha una copertina veramente stupenda. Ovviamente, come potete vedere anche da qui, è ambientato a Londra. Quindi insomma un libretto che a Natale secondo me fa sempre comunque la sua atmosfera ed è sempre carino leggere. Poi un altro libro sempre di Dickens che vi consiglio ma che questa volta non ho qui con me è Racconti di Natale. Uno di questi racconti è Canto di Natale, quindi se magari avete intenzione di leggere anche altri racconti di Dickens potete prendere direttamente quello perché comunque Canto di Natale è contenuto. Poi ce ne sono altri che vi vado a leggere perché a memoria non li ricordo. C'è Canto di Natale, appunto, che vi ho già detto prima, Le campane, Il grillo del focolare, La lotta per la vita, Lo stregato e il patto con il fantasma. Questi sono tutti racconti stile Dickens, quindi hanno comunque un'atmosfera che va a riprendere il calore della famiglia, le relazioni umane, quelle atmosfere un po' particolari, un po' suggestive che comunque Dickens nei suoi libri riporta. E secondo me anche questo è un libro veramente carino da leggere a Natale. Poi, essendo una raccolta di racconti, si può anche leggere magari contemporaneamente a qualche altro libro che state già leggendo, perché i racconti sono abbastanza brevi, quindi potete anche leggerlo, diciamo, un po' così a spot, come si suol dire, quindi non necessariamente tutto insieme. E io lo trovo comunque un libro che sicuramente sotto l'albero di Natale ci sta bene, magari anche da regalare, perché no, a qualcuno che ama la lettura e che ama le atmosfere del Natale. Poi un altro libro che secondo me è molto carino da leggere a Natale è I fratelli Christmas. Questo è un libro un po' particolare perché è un po' più sul comico, sull'ironico, un po' anche avventuroso. È praticamente una favola moderna. È Babbo Natale che la sera della vigilia si ammala e quindi chiama suo fratello per farsi sostituire nella distribuzione dei doni. Solo che con questo fratello anni prima c'era stata una lite, quindi c'è un po' di tensione, ci sono un po' di screzi, però per il bene dei bambini alla fine riescono a superare queste loro tensioni e il fratello appunto si rende disponibile per la distribuzione dei doni ai bambini. Però c'è un
c'è un ricco miliardario che vuole a tutti i costi interrompere la consegna dei regali ai bambini, e quindi ci sarà questa lotta del fratello di Babbo Natale, anche di Babbo Natale, che cercheranno comunque di fermare questo miliardario che vuole mettergli i bastoni tra le ruote. Ci sono anche dei toni abbastanza ironici. Quindi questo anche secondo me è un libro carino. Un altro libro davvero carino è Racconto di Natale di Dino Buzzati. Fa parte della boutique del mistero, è ambientato tutto all'interno di una cattedrale, della storia di un parroco che la sera di Natale cerca Dio senza riuscire a trovarlo, e non riesce a trovarlo perché l'egoismo generale ha inquinato in qualche modo il Natale. Ma poi questo parroco farà una scoperta, e ovviamente non vi dico che cosa scoprirà, altrimenti vi tolgo il piacere di leggere il libro. Questo è un libro un po' più misterioso, con delle atmosfere un pochino più suggestive e anche abbastanza introspettivo, perché comunque si parla anche di quanto l'egoismo generale a volte sia in grado di inquinare una cosa bella come il Natale. Quindi insomma, questo è un po' particolare, ma io assolutamente ve lo consiglio. Un altro libro che è diventato abbastanza famoso, e credo che abbiano fatto anche un film, è La cena di Natale di Luca Bianchini. Questo è un libro che mi ha sempre attirata tantissimo fin da quando era uscito. Non so perché, ma aveva avuto su di me proprio un effetto calamita. È ambientato a Polignano a Mare, che è una località appunto sul mare, che la vigilia di Natale si sveglia sotto una coltre bianca di neve. Sono tutti un po' spaesati da questa nevicata, non sono abituati. C'è chi è molto esuberante, chi magari lo è un po' meno, chi addirittura è un po' isterico. Comunque tutti presi dai preparativi per la vigilia di Natale e anche a questo punto dalla ricerca delle gomme da neve, perché a quel punto si devono anche muovere con la macchina. E la protagonista, che si chiama Matilde, riceve in regalo dal marito un bellissimo anello con lo smeraldo, è tutta contenta e decide di organizzare una cena nella loro casa, dove c'è un albero di ben 4 metri. Quindi insomma sono abbastanza megalomani. E questa cena in realtà lei la vuole fare per sfidare un po' la sua consuocera, perché la sua consuocera ai tempi era stata il grande amore di quello che adesso è suo marito, quindi vuole un po' sfidarla. Lei accetta la sfida, quindi va a cena. Poi in questa cena ovviamente ci sono anche altre persone, tutte con le loro storie, le loro particolarità, e chissà se si accenderà di nuovo la vecchia fiamma tra la consuocera e il marito e come andranno le cose. Quindi è un libro tutto ambientato un po' alla fine a cena, però è particolare, quindi anche questo ve lo consiglio. Poi vi consiglio come lettura 12 racconti di Natale di Jeanette Winterson. Questo è molto suggestivo, ha delle atmosfere particolari, mistiche, un po' surreali, alcune anche un po' malinconiche. Sono 12 racconti, quindi c'è questa raccolta, tutti racconti ispirati alle atmosfere di Natale, alle atmosfere del freddo, anche un pochino della neve, quindi insomma un po' particolare. E quello che mi ha colpito di questo libro è che tra un racconto e l'altro c'è una ricetta dell'autrice, ma è una ricetta raccontata, quindi non è solo una lista di ingredienti, è proprio una ricetta raccontata, è uno spaccato della sua vita, quindi c'è anche questa particolarità e credo che sia scritto veramente molto bene. Poi voglio farvi vedere altri due libri che ho qui con me, che sono carini per Natale. Uno è Storie di Natale e fa parte della collana Miti e Leggende di Hobby and Work come casa editrice. Questo credo che si trovi ancora o su Amazon o su eBay, quindi insomma è ancora reperibile. E sono appunto storie di Natale, racconti di Natale, sono leggende, favolette, raccontini, un po' più lunghi, un po' più brevi, ci sono delle immagini all'interno. Ho beccato l'unica pagina senza immagini, ovviamente, aspettate che vi faccio vedere. Ecco, vedete, ci sono delle immagini all'interno, quindi anche questo secondo me è carino, quindi ci sono dei racconti comunque molto carini. E l'ultimo libro che vi faccio vedere è questo, Buon Natale si intitola, ed è delle edizioni White Star, eccolo qua. Questo è un libro secondo me molto carino e molto particolare, anche se volete regalarlo a Natale. È un libro illustrato, quindi la particolarità è che questo ha solo ed esclusivamente illustrazioni e sono tutte divise per temi. Ci sono i ricordi di Natale, si presenta in questo modo, e poi se voi lo andate ad aprire ci sono tutte le illustrazioni.
Quindi all'interno potete trovare delle cartoline di Natale, delle vecchie cartoline pubblicitarie fatte in questo modo. Ve ne faccio vedere una che era diventata abbastanza famosa, forse l'avete già vista, eccola qua. Questa era diventata abbastanza famosa, credo, negli anni 50. Quindi ci sono tutte queste figure, queste cartoline, queste pubblicità. Poi c'è la parte dedicata agli addobbi e ai decori di Natale, quindi insomma tutte queste. C'è la parte dedicata al cinema, quindi delle immagini proprio del cinema, film magari natalizi o comunque che abbiano in qualche modo il Natale all'interno del film. Ci sono poi le parti dedicate ai dolci, quindi delle foto di dolci fatte così. Quindi, insomma, questo è un libretto che è praticamente una raccolta di illustrazioni e di cartoline, però da regalare a Natale, soprattutto se conoscete qualcuno che ama i libri illustrati e che ama anche il Natale, sicuramente apprezzerà questo libro. A me questo l'avevano regalato i miei genitori un po' di anni fa e io mi ricordo che l'avevo apprezzato molto perché comunque all'interno ci sono delle figure veramente particolari, veramente carine e quindi insomma l'ho trovato un bel regalo. Insomma, vedete, ci sono queste immagini fatte così. È un libro da sfogliare anche con la famiglia, con i vostri figli, quindi insomma è un po' particolare. Farà immergere comunque la famiglia nell'atmosfera del Natale. Poi e ricorda un po' il passato perché ci sono queste immagini, queste cartoline anni 50, queste vecchie pubblicità, vecchie scene di cinema. Quindi secondo me è particolare. Io comunque vi lascio tutto in info box, tutti i libri che ho citato, vi lascio i link per poterli acquistare, vi lascio i titoli, così insomma spero che possiate trarre da questo mio video qualche idea regalo e qualche idea di lettura, magari anche per voi stessi. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.